La Sicilia resta l'unica regione rossa d'Italia, anche se in compagnia della provincia autonoma di Bolzano, e lo sarà fino al 31 gennaio, quando poi si valuterà se sarà necessario addolcire le misure, prolungarle o addirittura inasprirle, se la curva dei contagi da coronavirus non dovesse scendere. Da domani invece la Lombardia tornerà arancione. Secondo l'ultimo monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore della Sanità, in Sicilia il valore medio dell'indice di contagio RT è salito da 1,27, peggio di noi solo 1,38 solo il Molise, regione che conta la metà degli abitanti di Palermo e una media di 50 infezioni al giorno. L'oscillazione settimanale dell'RT ha toccato un picco massimo di 1,31 e un livello minimo di 1,23, dato quest'ultimo più alto d'Italia. Secondo i parametri complessivi, all'isola spetterebbe la zona arancione, ma così come chiesto dal Presidente Nello Musumeci al Governo, per 2 settimane saranno in vigore le regole più dure della zona rossa. Tanto più se si considera che a confronto con il precedente monitoraggio l'RT siciliano è in evidente peggioramento. Il rapporto positivi tamponi sfiora il 30%. Musumeci è pressato da più parti. Comprendo, ci sono tante categorie che lo stanno facendo, anche qualcuno che giustamente ha lamentato azioni deprecabili che si sono svolte per esempio in provincia di Ragusa. Il piano della vaccinazione è un piano nazionale, è stato approvato dal Parlamento con una risoluzione e deve seguire quell'ordine in maniera tassativa, nel senso che chi non lo rispetta ne risponde sia in sede disciplinare che ovviamente nelle ulteriori eventuali sedi. Quello che mi preme dire è che ci sono tante fragilità che non sono state considerate nella fase 1 e la Regione ha condiviso quelle decisioni, le ha rappresentate al Governo nazionale, ma la questione delle questioni è l'approvvigionamento dei vaccini. Quindi noi manteniamo l'auspicio che il Governo nazionale riesca a fare valere forte la voce dell'Italia davanti agli altri Stati dell'Unione Europea e che si valutino tutti gli altri vaccini. Perché quando apriamo i giornali di oggi e leggiamo che anche la speranza di AstraZeneca presenta dei ritardi, ci si chiede perché degli ulteriori vaccini come quello cinese o quello russo, lo Sputnik, non debbano poter essere utilizzati, ovviamente se sicuri. La gente vuole uscire da questa fase di emergenza e vede nel vaccino uno dei mezzi più importanti per riuscire a farlo. Chiederete più controlli per strada, un lockdown diverso? Ma io intanto penso che dobbiamo essere molto soddisfatti dei primi giorni di misure, perché se abbiamo anticipato di una settimana con la richiesta del Presidente Musumeci quello che questa settimana si sarebbe verificato, vuol dire che offriamo a tutti gli operatori la possibilità di ripartire prima. Poi valuteremo anche nella giornata di oggi se sia necessario in alcune aree territoriali, in modo specifico, non certamente su tutto il territorio della Regione, valutare qualche misura aggiuntiva. Però devo dire che i cittadini rispondono bene, il calo della mobilità è evidente, la curva della pressione sulle strutture ospedaliere ci evidenzia anche una retta significativa e questo ci fa ben sperare per i prossimi giorni. Assessore, da domani la Sicilia potrebbe essere l'unica regione a rimanere in rosso. No, perché c'è almeno un'altra regione, c'è almeno la provincia autonoma di Bolzano e non deve spaventarci il fatto che si possa decidere di fare un'ulteriore settimana in zona rossa. Dovrebbe più preoccuparci che pochi comportamenti individuali rischiano di pesare sulla vita di tanti. E allora non smetto mai di dire che è importante che ciascuno faccia la sua parte perché abbiamo bisogno di recuperare in maniera significativa. Poi guardiamo dentro i dati e se guardiamo dentro i dati vediamo che c'è una capacità di diagnosi della nostra regione che è più forte di altre, perché a fronte di un numero crescente di soggetti positivi la occupazione delle strutture ospedaliere continua ad essere moderata. Ma le restrizioni della zona rossa stanno dando gli effetti desiderati? Beh, io vedo un segnale positivo nella pressione sulle zone di emergenza. È stato il campanello d'allarme dei mesi scorsi, non si vedono file incolonnate, così come si vede da parte degli operatori un grado di attenzione per il crescere dei contagi, ma anche di una capacità di gestione di questi. Sono indici molto positivi.